Passiamo alla seconda parte della lezione di oggi. Abbiamo visto ed applicato la costruzione grafica della cubica e abbiamo dimostrato come la stessa possa essere ovviamente derivata dall'espressione algebrica della stessa. Bene, qui abbiamo fatto un'applicazione grafica, ma vogliamo impostare il discorso per l'applicazione in forma analitica. Tanto è vero che noi a suo tempo abbiamo sì dato l'espressione in forma cartesiana, ma abbiamo dato anche un'espressione in forma polare della cubica, giusto? Che può tornare utile nella determinazione dell'equazione della stessa, sempre con riferimento ad un quadrilatero articolato. Allora, l'espressione in forma polare, vi ricordate, è la seguente, quindi 1 su H che è uguale ad 1 su M per il seno di psi più 1 su N per il coseno di psi. Ok? Questa è l'espressione in forma polare della cubica. I punti della cubica sono i seguenti, cioè ho un punto P che ha coordinate polari che sono date dall'angolo psi e da H. Poi naturalmente posso passare indifferentemente da questa a quella forma cartesiana e tornare indietro, insomma. Ok? Quindi queste sono le coordinate polari sempre nel riferimento canonico della cubica. Allora, facciamo uno schemino con riferimento ad un quadrilatero articolato in una configurazione diversa, fermo restando ovviamente che il discorso è valido in generale. Allora, facciamo quest'altro schemino, ripeto, sempre di un quadrilatero articolato. Abbiamo questo quadrilatero articolato, questo è il punto B, centro B con 0, questo è A con 0 e questo è il punto A della biella AB del quadrilatero, va bene? Allora, prima di tutto dobbiamo individuare il sistema di riferimento canonico. Il centro di istantanea rotazione della biella B è naturalmente questo, quindi questo è il punto P con 0. Ok? Applicazione del teorema di Chal oppure teorema di Kennedy. Il centro di istantanea rotazione nel moto relativo tra il link A0A e B0B è naturalmente questo punto qui di intersezione. Ok? Quindi se individuiamo con 1 il telaio, queste 2, la biella come al solito con 3 e questo è 4, il membro di uscita del quadrilatero articolato, questo è il centro di istantanea rotazione P2-4, per cui passa appunto l'asse di collineazione. Quindi l'asse di collineazione è dato da questa retta che passa per P con 0 appunto e per P2-4. Asse di collineazione. Allora applichiamo il teorema di Beauvillier per andare a trovare il sistema di riferimento canonico rispetto al quale ci conviene andare a rappresentare la cubica di curvatura stazionaria. Allora abbiamo che l'angolo formato tra l'asse di collineazione e la prima punteggiata
concentro in pi con 0 è questo, e quindi devo considerare lo stesso angolo della seconda punteggiata nello stesso verso e la tangente alle polari. Nel fare questa operazione ricavo sostanzialmente questa tangente alle polari, poiché questo è l'angolo φ tra la seconda punteggiata appunto e la tangente alle polari. Bene, dobbiamo ora andare a rappresentare l'asse delle ordinate, e naturalmente l'asse delle ordinate a riferimento canonico è questo, va bene? Per quanto riguarda il verso del sistema delle ordinate, possiamo per esempio ragionare sui punti A' e B'. Le equazioni sono sempre queste, dalla forma di Eulero-Savary contratta, abbiamo che A'A è uguale a P0A diviso a 0A, P0A al quadrato. Quindi P0A al quadrato diviso a 0A come segmento orientato mi porta ad avere un punto che si trova sopra ad una distanza che naturalmente è maggiore di P0A. Quindi possiamo da questo dire che il punto A' si trova qualitativamente qui sopra, va bene? Possiamo dire per esempio che si trova qui. Analogamente posso applicare la forma di Eulero-Savary contratta al punto B, P0B al quadrato diviso P0B, ok? E in questo caso il punto si trova da quest'altra parte, perché come detto più volte deve essere il segmento B'B equiorientato con quello di B0B. Quindi qualitativamente possiamo dire di avere un punto qui. In altri termini, quello che mi interessava in questo caso non era tanto andare a rappresentare la circonferenza dei flessi, ma capire da quale lato cadesse rispetto alla tangente alle polari. Abbiamo capito che si trova nella parte di sopra, e quindi possiamo dire che questo è il verso della N, ok? Cioè dell'asse delle ordinate del riferimento canonico. Bene, ma noi vogliamo in questo caso impostare il discorso per determinare l'equazione della cubica in modo analitico, e a tale proposito conviene fare riferimento alla rappresentazione in forma polare piuttosto che a quella in forma cartesiana, va bene? Che in forma cartesiana, ma il ragionamento naturalmente segue la falsariga della costruzione grafica. Cosa abbiamo fatto nella costruzione grafica? Siamo partiti dalla conoscenza di due punti della cubica oltre a P con 0, cioè dei punti A e B, perché il punto A ha traiettoria circolare e quindi ha curvatura stazionaria, il punto B ha traiettoria circolare, quindi anch'esso ha curvatura stazionaria, quindi questi punti appartengono alla cubica. Ed è esattamente i punti cui noi facciamo riferimento per risalire all'equazione della cubica, perché in questa equazione noi sappiamo che le variabili sono queste, che sono le coordinate polari del punto, va bene? Ma devo determinare m ed n, che dipendono dai raggi di curvatura delle polari, quindi non è facile determinarle nel caso di un sistema articolato del quadrilatero, in questo caso, va bene? E allora possiamo seguire questa strada. Possiamo seguire questa strada, ma il punto B o il punto A, possiamo partire dall'uno o dall'altro, partiamo dal punto A a questo punto, noi abbiamo questo segmento orientato che tiene conto
tiene conto appunto della posizione del punto A, che è un punto della cubica, rispetto al riferimento canonico prima individuato. Quindi questo che cos'è? È HA, cioè sarebbe questa H però per il punto A, naturalmente. Quindi la lunghezza di questo è HA. Ma non è sufficiente soltanto il modulo, devo sapere l'orientamento di questo vettore posizione rispetto all'asse delle ordinate, perché così abbiamo scritto la formula di Eulero-Savary e da qui abbiamo derivato l'equazione della circonferenza dei flessi e anche della cubica di curvatura stazionaria. Quindi in realtà questo angolo lo dobbiamo misurare da qui. Questo angolo che cos'è? È psi con A, giusto? Quindi dalla conoscenza del punto A, che è un punto della cubica, noi sappiamo che A, in particolare, che coordinate ha? Come coordinate una psi con A che conosco perché conosco la configurazione del quadrilatero, conosco la geometria, so tutto, e H con A. Un analogo discorso lo posso fare per il punto B, perché il punto B rispetto al sistema di riferimento canonico è individuato da questo vettore posizione che ha un modulo HB, naturalmente, e questo è rappresentato da quest'altro angolo che è psi con B. Quindi qui ho delle coordinate polari, psi con B e HB, va bene? E allora cosa devo fare? Basta andare a infilare, a sostituire queste coordinate polari nell'equazione generale della cubica, con l'obiettivo di ricavare cosa? Ricavare prima di tutto i coefficienti, giusto? Quali sono i coefficienti? M ed N, cioè procedo a ritroso. Quando ho a che fare, come abbiamo visto nel sistema ruota-rotaia, con una coppia superiore, lì particolarmente semplice, ma comunque con una coppia superiore, dove è più facile risalire ai raggi di curvatura delle polari, allora vado a determinare direttamente M ed N. Ma in un sistema articolato non conosco a priori le polari e neanche sono così semplici da determinare. Ok? E allora mi conviene fare riferimento ai punti dei quali conosco la curvatura, che è stazionaria, e da lì risalgo a ritroso ai coefficienti M. Benissimo. Allora posso scrivere queste due equazioni, uno su HA, che è uguale ad 1 su M per il seno di psi con A, più 1 su N per il coseno di psi con A, 1 su HB, che è uguale a 1 su M seno di psi con B, più 1 su N coseno di psi con B. Queste sono le due condizioni di appartenenza dei punti A e B alla cubica di curvatura stazionaria. Ok? La risoluzione in simbolico di questo sistema è un po' laboriosa, ma ovviamente fattibile, ma se io qui ci vado a mettere proprio i numeri, M ed N si ricavano in maniera semplice, banale, direi banale. Ok? Quindi da queste due equazioni, comunque sia, io ricavo M ed N. Nel momento in cui ho ricavato M ed N, questi coefficienti che sono invarianti, quindi sono invarianti geometrici, sono dei numeri, dei coefficienti, ritorno nell'equazione della cubica e H e psi sono le coordinate di tutti i punti della cubica, naturalmente. Ok? Quindi questi termini vengono, come dicevo, sostituiti qui dentro e ho l'equazione della cubica, posso fare un plot e ricavare direttamente la rappresentazione grafica in forma analitica a partire
partire dall'equazione della cubica di curvatura stazionaria. Quindi, come vedete, la dimostrazione, i fondamenti teorici del discorso sono piuttosto complicati, però poi l'applicazione pratica è abbastanza semplice. Ok? E qui stiamo parlando di una cubica, attenzione, non degenere. Quindi stiamo parlando della cubica circolare che ha il punto doppio, che ha l'asintodo, la cubica non degenera. Fermo restando che anche nel quadrilatero articolato, se noi abbiamo delle configurazioni di simmetria, la stessa si semplifica e degenera, nella maggior parte dei casi, come già visto nell'applicazione del moto cicloidale, in una phi curve, cioè in uno zero spaccato. Quindi la cubica in molti casi, ribadisco, degenera in una circonferenza che è un'equazione di secondo grado e in una retta che è di primo grado, ok? Perché globalmente corrisponde questa ad una equazione appunto di terzo grado. Bene, ora facciamo ancora un passo avanti in questa direzione per prepararci un po' il terreno in termini di conoscenze per arrivare poi a delle applicazioni che sono più pratiche, più ingegneristiche, come in qualche modo vi ho già anticipato. Per chiudere il cerchio, quindi, dobbiamo non soltanto conoscere dei punti del piano mobile che hanno una curvatura stazionaria, quindi almeno 4 punti di contatto col corrispondente cerchio oscuratore, ma mi fa molto comodo conoscere anche il corrispondente centro di curvatura, ok? Perché io conosco i punti per il tramite della cubica di curvatura stazionaria che hanno 4 punti di contatto, ma qual è il centro di curvatura di quel punto? Ok? Bene, esiste un altro luogo geometrico che è associato alla cubica di curvatura stazionaria che è ancora rappresentato da una cubica, quindi una curva algebrica di terzo grado, che è la cubica dei punti centro, cioè l'insieme di tutti i centri di curvatura dei punti del piano mobile che hanno curvatura stazionaria. Va bene? Bene, questo discorso è tutto sommato abbastanza semplice perché può essere facilmente derivato da quanto abbiamo fatto fino ad ora. Quindi devo cancello questa parte. Allora, dicevo, la cubica dei punti centro. La cubica dei punti centro, quindi noi vogliamo trovare il luogo dei centri di curvatura dei punti a curvatura stazionaria. Per fare questo abbiamo l'equazione della cubica in forma polare e utilizziamo questa. Questa è appunto l'equazione. Ma poiché noi vogliamo trovare il centro di curvatura di questi punti, andiamo a combinare l'equazione della cubica di curvatura stazionaria con la formula di Eulero-Savarini, perché la formula di Eulero-Savarini mi consente di determinare il centro di curvatura. Allora, questa l'abbiamo già scritta, posso scrivere la formula di Eulero-Savarini, quindi 1 su pi con 0 omega meno 1 su pi con 0 m per il coseno di psi, che è uguale a meno 1 su delta. Questo delta, come già detto, corrisponde al diametro della circonferenza dei flessi e dipende dalle curvature delle polari nel punto P con 0. Quindi accoppiando queste due equazioni io giungo a quest'altro luogo geometrico che mi interessa. Allora, andiamo un po' a personalizzare questa formula di Eulero-Savary. Questo P con 0 m, se m
ora sono i punti della cubica di curvatura stazionare, perché io voglio centri di curvatura solo di quei punti lì, eh? Cioè dei punti che soddisfano questa equazione e quindi hanno curvatura stazionare. Quindi io qui ho dei punti che hanno coordinate H e Psi e di questi punti voglio il centro di curvatura. Quindi questo P0M che cosa sarebbe? Sarebbe H, giusto? Bene. Quindi P0M è uguale ad H e indichiamo P0Omega che sarebbe il centro di curvatura dei punti che soddisfano l'equazione della cubica, lo indichiamo per esempio con H segnato. Andiamo a fare una figura che comunque ci è abbastanza familiare, che è questa. Quindi abbiamo le due traiettorie polari lambda L che sono tangenti tra loro appunto in pi con zero e andiamo a rappresentare in questo caso anche la circonferenza dei flessi che si presenta in questo modo. Quindi questo qui è delta, il diametro della circonferenza dei flessi, questo è n, questo è t, il sistema di riferimento canonico, e questo qui è pi con zero, centro di istantanea rotazione. Allora, se noi andiamo a prendere un punto della cubica, questo punto della cubica ha coordinate polari che sono date da H e H e Psi. Se queste coordinate soddisfano questa equazione, naturalmente questo punto è un punto della cubica. Lo indico per esempio con M. Va bene? Bene, applicando qui la formula di Euler-Savary, vale a dire quest'altra equazione, io vado a ricavare che cosa? Il centro di curvatura di M, dove M però è un punto della cubica. Va bene? Quindi il centro di curvatura sappiamo che si trova, se questo qui è il punto M', supponendo di conoscere anche la circonferenza dei flessi, posso sia fare riferimento alla curvatura delle polari, sia fare riferimento alla circonferenza dei flessi, forma di Euler-Savary contratta, P0M al quadrato diviso M'M, questo sta più giù, centro di curvatura, questa è la omega del punto M. Ci siete? Ma la posizione del punto omega, che è il centro di curvatura di M, che soddisfa l'equazione della cubica, come viene espressa nella formula di Euler-Savary? Da P0Omega, ma P0Omega l'ho indicato con H segnato e quindi ho questo H segnato qui, ok, che definisce la posizione del centro di curvatura di M nel sistema di riferimento canonico. Naturalmente questo non è sufficiente, mi serve anche l'angolo, e l'angolo è il seguente. Questo è l'angolo e lo indico con Psi segnato. Ok? Ovviamente questo angolo Psi segnato sarà uguale a Psi più pi greco. Ok, allora andiamo analiticamente a mettere a sistema queste due equazioni come anticipato. E quindi io ho che 1 su H è uguale a questa espressione, e qui ho 1 su H, quindi se vado a sostituire questi termini qui dentro, va bene, non faccio niente di male, giusto? Benissimo. Allora posso scrivere, lo scrivo qui, 1 su H segnato meno 1 su H. Ma 1 su H è uguale a 1 su M seno di Psi più 1 su N coseno di Psi, e quindi sostituisco M seno di Psi meno 1 su N coseno di Psi. Tutto questo termine nella formula di Euler-Savary è
contenuto nella parentesi, e poi ho coseno di psi che è uguale a comunque a meno 1 su delta. Va bene? Allora, da questa che cosa otteniamo? Quindi 1 su h segnato, questo coseno di psi lo porto qui sotto e questo lo porto al secondo membro, quindi 1 su h segnato è uguale ad 1 su m seno di psi più 1 su n coseno di psi, va bene, meno 1 su delta coseno di psi. Posso scriverla in questo modo, in maniera molto semplice, d'accordo? Bene, questo mi consente di arrivare ad un'espressione, diciamo, più facile nelle applicazioni. Semplice, ulteriore passaggetto matematico, abbiamo che 1 su h segnato, vedete qui abbiamo coseno coseno, quindi possiamo scriverla in questo modo, cioè 1 su m seno di psi, ok, più 1 su n meno 1 su delta per 1 sul coseno di psi. Questo è positivo, va bene, perché questo è portato all'altro membro, quindi è positivo, e vado a raggruppare questi due scrivendoli in questo modo. A questo proposito, quindi, possiamo fare delle altre considerazioni per quanto riguarda anche l'angolo. Va bene? Allora, andiamo ora a ragionare sull'angolo, perché l'angolo che attualmente compare in questa equazione è l'angolo psi, va bene? Che definisce la coordinata angolare del punto M della cubica. Se però noi andiamo a tenere conto, come in effetti è, che psi segnato è in effetti uguale a psi più pi greco, e questo viene fuori naturalmente dalla forma di Eulero-Savary, perché il centro di curvatura si trova sulla parte opposta del punto M, abbiamo questa. Ma se andiamo a considerare il seno e coseno di questi angoli, vediamo che naturalmente con pi greco cambia di segno, no? Quindi naturalmente possiamo, io lo scrivo anche se è banale, ma possiamo scrivere che il coseno di psi segnato è uguale a meno coseno di psi, e che il seno di psi segnato è uguale a meno il seno di psi. È banale, ma per evitare confusione lo andiamo a precisare. Bene, allora, in considerazione di questo, ritorniamo all'espressione cui siamo giunti in precedenza, che è questa, va bene, e riscrivo qui 1 su h segnato è uguale a che cosa? È uguale a 1 su n meno 1 su delta, qui ho 1 sul coseno di psi, ma il coseno di psi diventa negativo, quindi scriviamo meno 1 sul coseno di psi segnato, giusto? Se voglio far comparire qui psi segnato piuttosto che psi, perché noi stiamo facendo riferimento ora ad un altro luogo geometrico, il luogo geometrico dei centri di curvatura, quindi mi fa più comodo utilizzare psi segnato piuttosto che psi,
perché psi fa riferimento al punto di curvatura stazionaria, psi segnato fa riferimento al relativo centro di curvatura. Ok, ma lì abbiamo anche un altro termine, abbiamo più 1 su m, ma anche qui abbiamo che il seno di psi è uguale a meno seno di psi segnato, quindi questo qui diventa negativo e scrivo seno di psi segnato. Bene, noi vogliamo, stiamo facendo questi passaggetti matematici perché vogliamo giungere ad una forma di questo nuovo luogo geometrico che sia praticamente formalmente analogo a quello della cubica, ok? E come posso fare? Perché come vedete somigliano molto, insomma. Ecco, molto semplice, perché io posso scrivere 1 su h segnato, la voglio scrivere in quel modo lì, quindi 1 su h segnato è uguale ad 1 diviso m segnato per il seno di psi segnato più 1 su n segnato per il coseno di psi segnato. Come vedete cambiano i significati, perché qui ho m segnato, psi ed h segnati, che fanno riferimento al centro di curvatura, però ovviamente questo è possibile soltanto facendo delle posizioni, cioè m segnato, anzi è più comodo considerare direttamente il rapporto, quindi 1 su m segnato, che sarebbe questo, queste due sono equivalenti solo quando 1 su m segnato è uguale a meno 1 su m, questa è una posizione che dobbiamo tenere in conto, e ancora 1 su n segnato, affinché queste due siano uguali, con l'obiettivo, ripeto, di avere un'espressione che formalmente è identica a quella. Giusto? 1 su n segnato deve essere uguale a questo termine qui, che sarebbe 1 su delta meno 1 su n. Eccoci qua. Questa la andiamo a incorniciare e con queste posizioni noi otteniamo l'equazione di questo secondo luogo geometrico, cioè dei corrispondenti centri di curvatura, e scopriamo che è ancora una cubica che ha le stesse caratteristiche della cubica di curvatura stazionaria, perché l'equazione è formalmente identica, dove ho h segnato, psi segnato, che sono le coordinate polari del centro di curvatura nel sistema di riferimento canonico, a patto che siano rispettate queste posizioni, quindi m ed n continuano ad avere la stessa espressione, cioè sono legati ai raggi di curvatura delle polari, e da lì ricavo questi coefficienti e quindi ho questo. Non mi deve meravigliare questo risultato. Per quale motivo non mi deve meravigliare? Perché noi dobbiamo ricordarci un concetto fondamentale nella cinematica e quindi nella teoria dei meccanismi, che è il concetto dell'inversione cinematica. Ok? Cioè i ruoli si invertono, va bene? Quindi questo è un punto di curvatura stazionaria. Proviamo a immaginare ad un caso pratico, mi fa riferimento al caso pratico del quadrilatero articolato. Io ho un luogo geometrico di punti con curvatura stazionaria. Ad ognuno di questi punti posso associare il corrispondente centro di curvatura. Per esempio, il punto A ha curvatura stazionaria. Qual è il centro di curvatura del punto A? È ago 0.
il punto B ha curvatura stazionaria, il suo centro di curvatura è B con 0. Quindi già posso dire che questa seconda cubica dei punti centro deve passare per A0 e B0. Ok? Se vado a considerare il modo inverso di A0 B0 rispetto ad AB, cioè faccio diventare AB telaio e A0 B0 diventa la biella, come abbiamo fatto in diverse occasioni durante il corso, praticamente A diventa centro di curvatura di A con 0 e B diventa centro di curvatura di B con 0, cioè i ruoli si invertono, cioè punto di biella e centro di curvatura si scambiano i ruoli nel momento in cui passo alla situazione di inversione cinematica. E quindi è chiaro che questo si ripercuote anche su questi luoghi geometrici, perché se questo è il luogo dei centri di curvatura dei punti a centro di curvatura, scusate, dei punti a curvatura stazionaria, io ho un altro luogo geometrico che è il luogo dei rispettivi centri di curvatura. Se è vero che si scambiano i ruoli, naturalmente quando AB diventa telaio e A0B0 diventa biella, ovviamente quella che era la cubica di curvatura stazionaria diventa la cubica dei punti centro e l'altra, no? Si scambiano i ruoli. Quindi questo discorso ce lo ritroviamo con questo risultato e corrisponde appunto al concetto generale di inversione cinematica.